Mi chiamo Luca Ponna, sono giornalista, in questa sede rappresento il Comitato per la Farmacovigilanza Pediatrica Giù le mani dei bambini. Siamo intervenuti sul tema della sanità, della salute e nella fattispecie della medicalizzazione del disagio. Tutti i comportamenti che diciamo escono da un perimetro di normalità, oggi come oggi vengono definiti patologici. La moda che arriva dagli Stati Uniti è di rendere patologico qualunque tipo di comportamento anormale. Là abbiamo 14 milioni, ad esempio, di bambini che ogni mattina ingoiano una pastiglia di psicofarmaco per risolvere un problema di comportamento a scuola o in famiglia. Ci dicevano che era un problema solo americano, mentre invece questa cultura dell'ipersemplificazione, della scorciatoia, della soluzione veloce ai problemi arriva anche in Europa, dove in Germania siamo arrivati rapidamente a quasi 1 milione di bambini sotto prescrizione. Allora la domanda che abbiamo fatto in questa occasione è se è un modello di sviluppo sostenibile diciamo trattare un bambino come soggetto diretto non di attenzione e di cure, ma di strategie di marketing, perché, e concludo, il marketing farmaceutico, le multinazionali del farmaco che ci salvano la vita con molti prodotti importanti che allungano l'aspettativa di vita, utilizzano però anche il mondo dell'infanzia come soggetto diretto delle proprie strategie di marketing, con un mercato da oltre 20 miliardi di dollari all'anno per la prescrizione di psicofarmaci ai più piccoli. Riteniamo che questa non sia una soluzione ai disagi dei bambini.